Ci troviamo a Dallas, a Dealey Plaza. Questa è la piazza dove è avvenuto l'assassinio del presidente Kennedy. Quello alle mie spalle è proprio il deposito di libri del Texas, di libri di scuola, per cui lì Harvey Oswald, al sesto piano, ha sparato verso il presidente. Qui nella strada si vedono ancora i punti. Il 22 novembre 1963 alle 12:30 il mondo sembra fermarsi. Nella Dealey Plaza di Dallas, in Texas, vengono esplosi dei colpi d'arma da fuoco durante la parata automobilistica che trasporta il presidente americano John Fitzgerald Kennedy e il governatore del Texas John Connally. Sono seduti uno di fronte all'altro nella Lincoln, la limousine presidenziale, e dopo un primo sparo andato a vuoto, ecco che entrambi vengono colpiti. Kennedy morirà di lì a poco al Parkland Memorial Hospital. Connally rimarrà ferito ma sopravvivrà. Nei precedenti episodi abbiamo potuto determinare che i colpi sparati sono stati 3 in tutto, dei quali solo 2 hanno raggiunto gli occupanti dell'automobile. Il primo colpo, sparato da Lee Harvey Oswald dal sesto piano del deposito di libri, dove, come abbiamo potuto accertare, si era posizionato con il suo fucile, un Mannlicher Carcano di fabbricazione italiana, manca il bersaglio. Forse il proiettile viene deviato dalla quercia che si trova proprio davanti all'edificio e che per alcuni istanti copre alla vista di Oswald l'auto presidenziale. O forse colpisce il selciato, disintegrandosi, e magari uno dei frammenti schizza lontano e ferisce alla guancia uno spettatore, James Tagg. Anche se qualcun altro, come Larry Sturdivant, abbiamo sentito, ipotizza che Tagg sia stato invece raggiunto da un frammento di proiettile fuoriuscito dal cranio del presidente a seguito del terzo colpo. Gli altri 2 proiettili invece vanno tragicamente a segno, come documentato dalle riprese di Abraham Zapruder. Oggi concentreremo la nostra attenzione sul primo di quei 2 proiettili, cioè il secondo nella sequenza dei 3 spari, quello che è stato definito da alcuni il proiettile magico, poiché a prima vista sembrerebbe avere compiuto un percorso impossibile, a zigzag addirittura, capace di colpire uno dopo l'altro Kennedy e Connally, procurando loro ben 7 ferite per uscire alla fine, sostengono sempre gli stessi, pressoché intatto, a meno che, sempre secondo costoro, i colpi sparati in quel momento non siano stati più di uno. Ma se così fosse, vorrebbe dire che non fu solo Oswald a fare fuoco, perché l'intervallo tra i 2 spari avrebbe dovuto essere brevissimo. Impossibile, dovendo ricaricare il fucile, e dunque ci sarebbe per forza dovuto essere almeno un secondo cecchino. Ma se i tiratori fossero stati 2, ecco che si potrebbe parlare di cospirazione, proprio quella che la commissione Warren prima e tutte le inchieste successive hanno escluso. E allora, come stanno le cose? Un solo cecchino e un proiettile definito magico? O più cecchini e un complotto? O magari è possibile una terza soluzione ancora? Tante domande, tanti dubbi per i quali cercheremo di capire quali sono le risposte scientificamente più attendibili in questo nuovo episodio del caso Kennedy, dedicato per l'appunto al secondo sparo, quello del presunto proiettile magico. Ben ritrovati, io sono Massimo Polidoro e oggi, con il settimo episodio di questa lunga e impegnativa serie, continua la nostra indagine sull'assassinio del presidente Kennedy e sulle tante teorie cospirative che su questo episodio sono nate a partire dagli anni 60 del secolo scorso fino a oggi. Al solito ripetiamo che a noi non interessa difendere una versione anziché un'altra, come sostiene chi abbraccia una o l'altra delle tantissime teorie del complotto che circondano questa storia. L'unico interesse che abbiamo è quello di chiarire i fatti, attenendoci il più possibile a quello che è stato documentato e che ancora oggi è verificabile con metodologie scientifiche, tenendoci dunque alla larga
da supposizioni, dietrologie e ipotesi fantasiose che però non forniscono elementi concreti capaci di dimostrarne la veridicità. Ogni tanto qualcuno, a corto di argomenti, prova a insinuare l'idea che chi come me non si lascia incantare dal film di Oliver Stone o dalle tante sirene complottiste sarebbe pagato da chissà chi per diffondere informazioni false. Chi lo dice è evidente che non è in grado di smentire i fatti scientificamente ricostruiti che riporto in ogni episodio e finisce solamente per rendersi ridicolo agli occhi di chiunque abbia voglia di analizzare i fatti reali. Si tratta di un vecchissimo trucco dialettico noto come attacco ad hominem, cioè diretto contro la persona. Invece di confutare un'idea, cioè di smontare quello che non crediamo sia vero, si attacca l'interlocutore in modo da sollevare dubbi sulla sua persona e sulle sue motivazioni. È un po' come se in una partita a tennis il giocatore in difficoltà, anziché colpire la palla, tirasse la racchetta contro l'altro giocatore. La verità, almeno nel mio caso, è che gli unici che decidono di pagare qualcosa sono i naviganti che scelgono di sbarcare sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon, lo strumento che mi dà la possibilità di coprire tutti i costi e collaboratrici, collaboratori che mi aiutano a realizzare questa e tutte le altre serie che produco e che condivido gratuitamente qui sul mio canale e sugli altri social. Alcuni dei loro nomi li leggerete nella sigla finale di questo episodio. E se anche voi pensate che questo lavoro sia utile e importante continuarlo, io vi invito a unirvi a noi su Patreon, dove in cambio del vostro importante sostegno avrete anche accesso a centinaia di contenuti esclusivi che ho realizzato per voi. Detto questo, torniamo a noi. Come sapete, per ciascun elemento che analizzo in questo video, per ciascuna affermazione che faccio, presento prove e documentazioni che trovate elencate nella descrizione di ciascun video in modo che ognuno possa approfondire e verificare in autonomia se la mia ricostruzione è precisa oppure no. Lo ripeto ogni volta, non vi fidate della mia parola, così come non vi dovete fidare di quella di altri che vi dicono l'esatto contrario. Oggi avete la fortuna e la possibilità di accertarvi in prima persona su come stavano le cose, visto che ormai online si trova praticamente tutto. Il problema è che è necessario fare ricerca seguendo un metodo rigoroso. Bisogna imparare a verificare l'attendibilità delle affermazioni, come cerco di spiegare sempre con i miei video, i libri o i corsi che rendo disponibili a tutti gli interessati. Non abbracciate un'ipotesi solo perché vi sembra verosimile o perché vi piacerebbe che fosse vera. La verità se ne infischia di quello che pensiamo. I fatti sono quelli e non si possono cambiare a piacimento. Eppure, come ormai ben sapete, nonostante tutte le prove raccolte dagli studiosi in 60 anni di lavoro, prove che dimostrano, al di là di ogni dubbio, che Kennedy fu ucciso dal solo Lee Harvey Oswald e che non ci fu nessun complotto, ci sono ancora tanti che credono a ricostruzioni di totale fantasia, prive di qualunque riscontro. E non c'è dubbio che i media giochino un ruolo cruciale nell'incoraggiare questo tipo di credenze. Un esempio è dato dall'attesa che si crea ogni volta che un presidente americano decide di rendere pubblica una parte degli archivi sul caso Kennedy. Il 15 dicembre 2022, per esempio, gli archivi nazionali americani hanno pubblicato, su indicazione del presidente Joe Biden, 13.173 documenti contenenti informazioni relative all'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy. La collezione completa dei documenti sull'assassinio Kennedy, istituita dai National Archives nel novembre 1992, si compone di circa 5 milioni di pagine. La maggior parte di questi documenti è stata resa disponibile al pubblico senza restrizioni di accesso, già dalla fine degli anni 90. Con la pubblicazione dello scorso dicembre, oltre il 97% dei documenti della collezione è ora accessibile a tutti. Ebbene, è forse uscita qualche rivelazione clamorosa da questi nuovi documenti? Come ha spiegato Mark Zaid, un avvocato di Washington che ha gestito casi di Freedom of Information Act relativi all'assassinio di Kennedy e che ha spinto più di altri per la divulgazione di ulteriori documenti, non ci sono pistole fumanti.
Non c'è nulla che spinga l'ago della bilancia in un senso o nell'altro. Per chi è solo curioso sull'assassino di Kennedy, oserei dire che non troverà nulla che lo farà saltare sulla sedia. Il valore di questi documenti è per i ricercatori e gli accademici irriducibili che passeranno mesi a digerire ogni singola parola. E Zaid ha ragione, perché non è uscito assolutamente nulla di particolarmente rilevante da questi documenti, così come non era mai uscito in passato. Ma questo non perché la CIA trattenga ancora in quel 3% di documenti ancora segreti l'improbabile vero nome del o degli assassini di Kennedy. In quei documenti molto probabilmente si trovano riferimenti a operazioni e strategie di intelligence con i nomi delle persone che vi erano impegnate all'epoca e che magari sono ancora vive o ancora attive, e se fossero resi pubblici significherebbe bruciarne la copertura o invaderne la privacy. No, il motivo per cui non c'è da sorprendersi se da questi documenti desecretati non esce e non uscirà mai nulla di rilevante è un altro, e si spiega semplicemente con il fatto che chi ha condotto le inchieste sull'assassinio del presidente, in particolare la House Select Committee on Assassination, e cioè la commissione che il Congresso degli Stati Uniti istituì nel 1977 per condurre un'indagine più approfondita e con tecniche più moderne rispetto a quelle disponibili ai tempi della commissione Warren, ha già avuto accesso a tutti i documenti relativi al caso, tutti quanti, anche quelli che all'epoca erano segreti e sarebbero rimasti coperti dal segreto per altri 40 o 50 anni. Nel 1977 la commissione ha già potuto esaminare ogni singolo file di quell'archivio, anche se non ha potuto condividerlo pubblicamente, e ha già concluso che non c'è nulla in quelle carte che possa cambiare la conclusione secondo cui a sparare a Kennedy fu il solo Lee Harvey Oswald, con quei tre spari di cui abbiamo detto. E allora, perché continuamente il caso dell'assassinio Kennedy torna alla ribalta con sempre nuove e sempre meno credibili rivelazioni fatte dai soliti noti come il regista Oliver Stone o altri che semplicemente vogliono salire sul carrozzone del complottismo a tutti i costi? E i motivi psicologici sono chiari, abbiamo avuto modo più volte di ricordarlo. Esistono una serie di scorciatoie cognitive a cui tutti ricorriamo per semplificare le nostre decisioni, le nostre scelte, ma che spesso altro non sono che bias, vale a dire delle trappole mentali in cui caschiamo senza nemmeno accorgercene. Una di queste è l'intenzionalità, cioè il fatto che siamo naturalmente portati a pensare che dietro ogni cosa che accade ci sia un'intenzione, una volontà. È molto più difficile pensare e accettare che a volte le cose capitano semplicemente per caso. Preferiamo credere che se qualcosa accade è perché qualcuno ha fatto in modo che accadesse. In particolare, poi, se capita qualcosa di grosso nel mondo, tendiamo a pensare che dietro ci debba sempre essere qualcosa di altrettanto grosso. Accettare che dietro l'assassinio di un presidente, come nel caso di Kennedy, possa esserci semplicemente uno squilibrato di cui nessuno sapeva nulla, ma che ha avuto la fortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, per molti è inaccettabile. Allo stesso modo in cui è inconcepibile pensare che una principessa amatissima come Diana possa essere morta per un banale incidente automobilistico, o che l'11 settembre 2001 un gruppetto di terroristi possa avere quasi messo in ginocchio la più forte potenza mondiale. È quello che si chiama bias di proporzionalità. Se l'effetto è grande, anche la causa, nella nostra immaginazione, deve essere grande. E questo, se ci pensate, spiega come mai non è mai nata praticamente nessuna teoria del complotto dietro a un altro attentato a un presidente americano. Quando uno squilibrato ha sparato a Ronald Reagan nel 1981, infatti, nessuno ha ipotizzato complotti globali che coinvolgevano la CIA, il KGB, la mafia. Come mai? Eppure i sistemi di sicurezza avrebbero dovuto essere stati rinforzati e resi a tenuta stagna dopo l'assassinio di Kennedy, no? E invece la storia si è ripetuta quasi identica. Un altro presidente è stato colpito da un'arma da fuoco in strada. Solo che qui c'è stata una grossa differenza. Reagan rimase ferito, ma sopravvisse all'attentato. Il suo attentatore fu catturato, rinchiuso in un ospedale psichiatrico per il resto della sua vita.
Fine della storia. Il fallito attentato non ha avuto conseguenze, dunque nessuno ha sentito il bisogno di immaginare grandi manovre occulte. La morte di Kennedy, invece, ha avuto conseguenze importanti. Le sue battaglie per i diritti civili, il proseguimento della guerra del Vietnam e tutte le altre riforme e trasformazioni che Kennedy intendeva realizzare sembrarono fermarsi con la sua morte. È per questo che le teorie del complotto continuano a fiorire ancora oggi, 60 anni dopo i fatti, perché in tanti sono convinti che il mondo sarebbe stato un posto migliore se Kennedy fosse sopravvissuto e il risentimento per ciò che non è potuto accadere tiene acceso un sospetto eterno che probabilmente non si estinguerà mai. Tuttavia, ogni teoria del complotto riesce a fare presa sulla mente di molte persone perché fa leva su aspetti che legittimamente sembrano sospetti. E non c'è dubbio che ad alimentare molte delle ipotesi più fantasiose sull'assassinio del presidente Kennedy sia proprio il comportamento dei tre proiettili sparati da Oswald. Per capire dove ci troviamo, a questo punto dunque è bene fare un rapido riepilogo della situazione e poi passeremo a esaminare nel dettaglio il percorso e gli effetti provocati dal secondo sparo, quello che Oliver Stone e altri hanno voluto definire un proiettile magico. Nel primo episodio di questa serie abbiamo accertato, al di là di ogni dubbio, che Lee Harvey Oswald aveva acquistato per posta, alcuni mesi prima dell'assassinio del presidente Kennedy, un fucile di fabbricazione italiana, un Mannlicher Carcano calibro 6,5. Abbiamo accertato che quello stesso fucile, a esclusione di qualunque altro, fu trovato al sesto piano del deposito di libri del Texas, il luogo da cui molti testimoni dicevano essere partiti i colpi verso il corteo presidenziale. Abbiamo anche accertato che i proiettili ritrovati, quello rimasto intero nell'otturatore, quello ritrovato parzialmente deformato sulla barella del governatore Connally in ospedale e altri due frammenti ritrovati nell'auto, presentavano segni compatibili solamente con il carcano di Oswald, a esclusione di qualunque altra arma, e dunque non ci sono dubbi che furono sparati da quel fucile e da nessun altro. Negli episodi successivi abbiamo potuto verificare che le testimonianze e la balistica confermavano il fatto che i proiettili diretti verso il corteo presidenziale sono partiti da una finestra all'estremità del sesto piano del deposito di libri, dove è stato ritrovato il cosiddetto nido del cecchino, in cui Oswald aspettava imbracciando il fucile. Abbiamo infatti visto come il giorno dell'assassinio Oswald portò con sé al deposito un lungo pacchetto nel quale sosteneva fossero contenute bacchette per le tende, di cui non aveva nessun bisogno perché delle tende erano già presenti nella camera in affitto presso cui viveva. Mentre il pacchetto vuoto fu ritrovato anch'esso al sesto piano e risultò compatibile con le dimensioni del fucile smontato. Poi abbiamo accertato che Oswald è stato l'ultima persona vista al sesto piano del deposito di libri, mentre non sono stati osservati estranei di alcun tipo in tutto l'edificio e le uniche impronte trovate sul fucile e sugli scatoloni dietro cui si nascondeva il killer del presidente sono risultate appartenere a Oswald. Circa Oswald abbiamo poi anche accertato che era tutt'altro che un tiratore scarso, come viene spesso ripetuto, ma era giunto a qualificarsi tiratore sceltissimo dei Marines e abbiamo sentito come i suoi istruttori nell'esercito ritenevano che dalla postazione del deposito dei libri Kennedy sarebbe stato per Oswald un bersaglio facile che rientrava pienamente nelle sue capacità. Come già detto, abbiamo inoltre accertato che il carcano era tutt'altro che un ferro vecchio innocuo, ma anzi un fucile letale, utilizzato in guerra anche dall'esercito italiano. Abbiamo visto che gli spari furono in tutto tre e che è possibile effettuare tutti e tre gli spari usando un carcano in 5,6 secondi, più che sufficienti per restare all'interno dell'intervallo compreso tra i 6 e i 9 secondi che è stato calcolato essere quello intercorso tra il primo e il terzo sparo. La commissione Warren, in particolare, ipotizzò per i tre spari un tempo massimo di 7,9 secondi. L'House Select Committee portò il tempo totale a 8,4 secondi. Infine,
abbiamo analizzato la sorte del primo sparo che, come si è detto, mancò il bersaglio e probabilmente finì disintegrato nel selciato oppure deviato dopo l'urto con la quercia presente davanti al deposito di libri del Texas. Ed è così che siamo arrivati al secondo sparo. Nellie Connelly, moglie del governatore del Texas, ricorda ancora con orrore quegli istanti fatali. There was a wound about the size of a baseball in John's chest. It had gone through his rib, it had gone through his lung, and then it had come out and crushed his wrist and gone into his leg. That bullet just somehow missed the things that would have killed him instantly. Ricordiamo che secondo la ricostruzione realizzata dalla commissione Warren, un solo proiettile sparato da Oswald avrebbe colpito Kennedy alla schiena, tra la base del collo e la scapola destra, uscendo dalla gola. Poi sarebbe entrato nella schiena di Connelly, seduto davanti a lui, uscendo dal suo torace, trapassandogli il polso e infilandosi infine nella coscia, per poi essere ritrovato più tardi al Parkland Memorial Hospital su una barella. Ma i dubbi su questa ricostruzione non si sono fatti attendere e qui li vediamo ricapitolati nel film di Oliver Stone, JFK, un caso ancora aperto. La pallottola magica entra nella schiena del presidente diretta verso il basso con un angolo di 17 gradi. Poi rimonta verso l'alto per poter uscire dal corpo di Kennedy dalla parte anteriore del collo, ferita numero 2. Dove sosta per un secondo e sei, presumibilmente a mezz'aria, per poi girare a destra. Quindi a sinistra, destra, poi sinistra e proseguire nel corpo di Connelly entrando dalla parte posteriore dell'ascella destra, ferita numero 3. Poi il proiettile si dirige verso il basso con un angolo di 27 gradi, fratturando la quinta costola di Connelly, con foro d'uscita dall'emitorace destro, ferita numero 4. Il proiettile gira a destra e rientra nel corpo di Connelly dal polso destro, ferita numero 5, fratturando il radio. Il proiettile poi esce dal polso di Connelly, ferita numero 6, compie una drammatica conversione a U, finisce nella coscia sinistra di Connelly, ferita numero 7, dalla quale in seguito cade, per essere ritrovato quasi intatto su una barella in un corridoio dell'ospedale. All'anima del proiettile. Chi ha fatto la guerra può dirvi che mai nella storia delle armi da fuoco si ha notizia di un proiettile così ridicolo. Ma il governo dice di poterlo dimostrare con un po' di fisica in un laboratorio nucleare. Certo che può. La fisica può dimostrare che un elefante può stare appeso in cima a un burrone con la coda legata ad una margheritina. Ma voi usate gli occhi e il buon senso. Stone ha gioco facile nel deridere una ricostruzione che, se fosse davvero andata così, sarebbe molto facile smontare. Ma noi oggi, oltre a usare gli occhi e il buon senso, ci affideremo alla scienza, alla balistica in particolare, ma non solo. E non ci servirà rinchiuderci in qualche laboratorio o coinvolgere elefanti e margheritine. E dunque proviamo a riepilogare quelli che sono gli interrogativi che di solito il secondo sparo solleva in coloro che si definiscono scettici rispetto alle ricostruzioni degli investigatori e di tutte le commissioni di indagine. Come ha fatto quel proiettile a procedere a zigzag? Come è possibile che un proiettile colpisca tutti quei tessuti e quelle ossa e rimanga quasi integro? Non dovrebbe forse disintegrarsi o deformarsi in maniera pesante? Potrebbe esserci stato un secondo cecchino che ha colpito Connelly mentre un altro sparo feriva Kennedy? È per questo che il presidente Kennedy porta le mani alla gola perché è stato colpito dal davanti? Ed è sempre per questo che il governatore Connelly ha dichiarato di essere stato colpito dopo che Kennedy era stato centrato? È possibile che il proiettile ritrovato sulla barella sia stato messo lì da qualcuno? Davvero l'autopsia ha trovato un foro d'ingresso nella gola di Kennedy, indizio di un colpo sparato dal davanti? Insomma, tante domande, tanti dubbi, ai quali cercheremo oggi di rispondere con il settimo episodio del caso Kennedy. La stele di Rosetta, vale a dire la chiave per decifrare ciò che accadde in Dealey Plaza, per gli appassionati di cospirazioni, è sempre stata quella che chiamano la teoria del proiettile magico, vale a dire la ricostruzione balistica proposta nel corso dell'inchiesta dalla commissione Warren.
secondo la quale il medesimo proiettile avrebbe colpito sia il presidente Kennedy che il governatore Connally. Quasi subito dopo la pubblicazione del rapporto della commissione Warren, i teorici del complotto si sono scatenati, sostenendo che un proiettile sparato verso il basso dal sesto piano del Texas School Book Depository non avrebbe potuto colpire fisicamente sia Kennedy al collo che Connally nella parte superiore del busto senza cambiare direzione. Nella ricostruzione di Oliver Stone, che riprende le ipotesi di altri prima di lui, si dice chiaramente che per realizzare quel tipo di ferite il proiettile avrebbe dovuto procedere a zigzag e rimanere sospeso in aria per 2 secondi. Secondo questa versione, infatti, un proiettile sparato dalla posizione di Oswald a destra del corteo non avrebbe potuto colpire Kennedy alla gola e Connally davanti a lui alla spalla destra. Per riuscirci avrebbe dovuto per l'appunto essere un proiettile magico. Ovviamente è una frase retorica perché non esistono proiettili magici, ma questa sequenza di avvenimenti così presentata può significare solo 2 cose. O che l'intero rapporto Warren è pieno di errori, o molto peggio, che è stato volutamente falsificato. E chi lo pensa naturalmente avrebbe ragione, e lo penserei anch'io, ma solo se le condizioni in cui avvenne il fatto fossero state esattamente quelle descritte nel film di Oliver Stone, come abbiamo visto prima e come sono state ricostruite da tutti coloro che parlano di proiettile magico. Perché è proprio questa la domanda che dobbiamo porci all'inizio di questo viaggio. Quali erano le condizioni reali in cui quel colpo fu sparato? Qui ci troviamo dietro a uno specchio a 2 facce. Il bianco è nero. E il nero è bianco. Infatti, ci rendiamo conto che c'è subito un problema. I primi ricercatori, a partire proprio da quelli della commissione Warren, semplicemente non tennero conto di un fatto che sarebbe diventato evidente solo diversi anni dopo. Il governatore Connally era sì seduto di fronte al presidente, ma era seduto su un sedile a balzo, montato sul pavimento, circa 7 pollici, 18 centimetri più in basso e diversi centimetri più a sinistra del presidente. Se proviamo a riportare la condizione immaginata da tutti coloro che sospettavano l'errore o peggio l'inganno a quella che era la condizione autentica, ci rendiamo subito conto di una cosa. L'allineamento con la posizione di Oswald alla finestra del sesto piano del Texas School Book Depository non appare più impossibile, anzi è perfettamente realizzabile. Inoltre, come ha notato la commissione Warren, la limousine presidenziale si stava muovendo a circa 17 km orari su una strada in discesa, a circa 16 gradi rispetto alla posizione di Oswald, riducendo così l'angolo dal suo punto di vista, e nel momento in cui ci fu lo sparo, come il filmato di Zapruder ci dimostra, Connally si era girato leggermente a destra come reazione al rumore del primo sparo. Le ricostruzioni al computer con tecniche di realtà virtuale hanno dimostrato, al di là di ogni dubbio, che tenendo conto di questi fatti, il proiettile definito come magico ha viaggiato in linea retta direttamente dal fucile di Oswald, colpendo il presidente Kennedy al collo e il governatore Connally nella parte superiore della schiena e uscendo dal petto. Di conseguenza, già da questa prima verifica sulle reali condizioni in cui è avvenuto lo sparo è possibile smentire in maniera definitiva la condizio sine qua non della teoria del secondo uomo armato, l'idea cioè che uno stesso proiettile, quello proveniente dal fucile di Oswald, non avrebbe potuto colpire entrambi gli uomini provocando 7 ferite. Dal punto di vista teorico era perfettamente possibile. Questo fatto, tra l'altro, mette in evidenza un altro aspetto che in maniera molto conveniente viene ignorato da tutti coloro che ritengono il secondo uno sparo magico. Se ci fosse stato davvero un altro cecchino che sparò quel giorno, da qualunque altra postazione si voglia ipotizzare, significa che mancò il suo bersaglio, perché tutte le ferite al presidente e al governatore Connally sono perfettamente riconducibili solo ai colpi del fucile di Oswald. Ma se ha mancato il suo bersaglio, dov'è finito
il proiettile sparato. Non ha colpito nessun altro nell'auto, non è stato trovato all'interno della limousine, non ha ferito nessun passante, non si è incastrato in un albero o in un palo della luce e non è caduto a terra. Si è semplicemente volatilizzato. Ecco, questo sì che sarebbe un proiettile magico. Eppure, proprio come la teoria del secondo uomo armato ha avuto modo di crescere, perché la teoria del proiettile singolo sembrava improbabile, così ora deve cadere. Adesso che l'ipotesi del proiettile singolo diventa un fatto non solo possibile, ma ormai indiscutibilmente accettato da tutti i ricercatori seri che si occupano del caso. Naturalmente, e dobbiamo riconoscerlo, il fatto che Oswald avrebbe potuto teoricamente colpire sia Kennedy che Connelly con lo stesso proiettile non costituisce in sé una prova che ciò sia avvenuto, anche perché molti insistono a dire che un proiettile non potrebbe uscire quasi intatto dopo aver attraversato i corpi, i muscoli, le ossa di due uomini, ed è un dubbio legittimo. E allora cerchiamo di andare più a fondo di questa questione. Iniziamo osservando da vicino il proiettile, il reperto 399, secondo i documenti della commissione. Eccolo! Alle mie spalle il proiettile magico. Fu tanto magico da rimanere intatto nonostante si fosse dato tanto da fare e da presentarsi lì poi in bella mostra sulla lettiga del governatore Connolly al Parkland Hospital. Solitamente, in maniera molto scaltra, il proiettile viene mostrato da chi parla di proiettile magico solo da un profilo laterale che lo fa sembrare praticamente nuovo. Ma se iniziamo a ruotarlo e a osservarne la base, per esempio, vediamo che è danneggiato, la base è schiacciata, è uscito un po' del piombo al suo interno. Il proiettile originale pesava 161 grammi, come tutti i proiettili di quel tipo. L'esemplare che si trova presso i National Archives oggi pesa 158,6 grammi, vale a dire che ha perso 2,4 grammi. È tutt'altro che intatto. Diego Verdegiglio, nel suo libro sull'assassinio Kennedy, riporta il parere del dottor Michael Baden, capo patologo legale del House Select Committee on Assassination. Dire proiettile quasi intero è come dire una donna un po' incinta. O lo è o non lo è. Quel proiettile è danneggiato e non integro, come si dice, è deformato. Sarebbe molto difficile prenderne uno a martellate e appiattirlo nello stato in cui si trova quello. Un proiettile parzialmente deformato con una pesante camiciatura metallica. Nel 1967 la redazione giornalistica della CBS News, guidata dal decano del giornalismo americano Walter Cronkite, realizzò una serrata inchiesta che richiese un anno di lavoro e che rappresenta un esempio perfetto di come un giornalista dovrebbe fare le pulci a un rapporto governativo, restando rigorosamente ancorati ai fatti e non lasciando spazio a interpretazioni fantasiose e prive di fondamento. Lo speciale di CBS News in quattro parti, andato in onda per quattro sere consecutive nel giugno del 1967 e che potete rivedere nella sua interezza nei link che condivido nella descrizione di questo video, vengono affrontate una per una le domande cruciali relative all'ipotesi di un complotto intorno alla morte del presidente Kennedy. E a proposito del fatto che il proiettile non si fosse disintegrato o deformato molto di più nello scontro con le ossa del presidente e del governatore, riporta il parere di William Enos, direttore dei laboratori alla Northern Virginia Doctors Hospital di Arlington, in Virginia. I have had cases in which the missiles have gone through relatively heavy bone and very little deformity. The fact that it went through two men is perfectly acceptable because of its velocity. Now, most of us have an idea that the minute a bullet hits a bone, that it shatters that bullet. No, not necessarily. It depends on the construction of the missile, of the bullet. If it's a full jacketed bullet, it can remain intact with very little or no deformity. Questa è l'esperienza di chi vede quotidianamente ferite d'arma da fuoco. Un proiettile può benissimo passare attraverso uno o due corpi umani e non uscirne particolarmente danneggiato. Inoltre, come abbiamo sentito, i proiettili di tipo militare, come il reperto 399, completamente rivestiti di metallo, sono progettati per provocare molti danni ai bersagli, senza subirne a loro volta troppi. Il generale italiano Antonino Cascino, nella sua opera sulle armi portatili del 1897,
testimoniò sperimentalmente che un proiettile di quel tipo può trapassare anche tre corpi umani entro i 600 metri, perforando persino le tibie. Ma ci chiediamo, è possibile avere una dimostrazione balistica pratica che possa mettere alla prova in maniera evidente la resistenza o meno di un proiettile identico al reperto 399? Sì, è possibile, e nel 1985 questa ipotesi è stata messa alla prova da Luke e Mike Haag, padre e figlio, due esperti scienziati forensi che hanno pubblicato decine di studi scientifici su questioni balistiche e che hanno affrontato in dettaglio la sparatoria in Dealey Plaza. Gun is going hot, range is hot. 5, 4, 3, 2. High-speed video, recording 20,000 frames per second, shows the Carcano bullet is perfectly straight and stable as it hits the target. Good. Nice round hole. Okay, we can see our entry hole. The wood's intact. Nothing coming out the backside. Okay. Let's start from the back. Now we've got something in here. You can clearly feel that they're bound together where we've got that stress crack across the top. So we're at exactly 3 feet. The bullet has penetrated 36 inches. But what condition is it in? The nose of this bullet is undeformed. It's still perfectly round. This sort of simple demonstration or experiment shows us a number of things. That this bullet is a very hard, very stable bullet. It's just plowed through 3 feet of pine boards. These bullets are capable of passing through two human beings. A questo punto dovrebbe risultare più che evidente che se un proiettile attraversa ben 47 assicelle di legno per uno spessore di oltre 90 cm senza subire particolari deformazioni, significa che è molto resistente. Di conseguenza può attraversare i tessuti di due corpi umani senza necessariamente disintegrarsi, come invece sostenuto da certi teorici poco esperti di balistica. Certo, si potrebbe obiettare a questo punto, ma un conto sono delle assicelle di legno, tutte uguali in fondo, con la stessa consistenza. E un'altra cosa è quello che accade a Dallas, dove il proiettile dovrebbe aver attraversato materiali diversi, il collo di Kennedy, poi l'aria, poi il corpo di Connelly. Come facciamo a sapere che cosa succede in questo tipo di situazione? Anche questo è un esperimento che gli studiosi di balistica possono realizzare. Vediamo per esempio che cosa succede quando lo stesso proiettile viene sparato dallo stesso fucile di Oswald attraverso una sostanza che riproduce il tessuto umano per uno spessore di circa 14 cm, equivalente al collo del presidente Kennedy. This has the same density and the same resistivity to penetration as muscle tissue. Range is hot. 5, 4, 3, 2. Gotta say. Qui è stato sistemato anche uno strato di tessuto che riproduce la giacca del presidente Kennedy e questo particolare aggiunge un elemento interessante. First thing to notice is this cloth with the bullet hole in it. The dark ring you see around there is a phenomenon known to forensic scientists as bullet wipe. It's the smudgy material on the surface of a bullet that literally wipes off as it pushes through the first surface it encounters. This is important because it tells you direction. This is an entry. There is bullet wipe around the small round hole in Kennedy's coat. Okay, I've removed the cloth and the skin simulant. Okay, I've sectioned this lengthwise along the wound track, and the noticeable things are that it's perfectly straight. But near the exit, the wound path gets wider. Something's happening to the bullet. This is the entrance. The bullet stays stable, 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 nose forward. Over here is the exit, and it's just starting to yaw. Questo test permette di capire anche che cosa succede quando un proiettile attraversa un tessuto come quello umano. Dopo un certo tratto in cui procede dritto, inizia a inclinarsi con quello che viene chiamato effetto tumbling. A circa 60 cm dalla sostanza si trova un pannello posizionato per raccogliere il proiettile. Si trova alla stessa distanza a cui si trovava Connelly rispetto a Kennedy e si vede qualcosa di molto interessante. The witness panel records the bullet's orientation after exiting Kennedy's neck. We've got an intact bullet. It's not deformed. We can see the profile of it. There's the nose, there's the heel or the base, but it's going sideways. Here's an actual fired Carcano bullet.
and we can see it's almost perfectly in profile. Eccolo un altro elemento che va a incastrarsi perfettamente nel puzzle che stiamo cercando di ricomporre. La giacca del governatore Connelly non presenta un foro rotondo come quello di un proiettile che entra dritto, presenta un foro allungato, proprio come quello che è stato ottenuto dai test balistici e proprio come quello che era presente sulla schiena del governatore. Test ripetuti hanno dato continuamente lo stesso risultato. Al momento di uscire dalla sostanza che simula il tessuto umano, il proiettile inizia a inclinarsi. E un proiettile che entra inclinato in un corpo umano rallenta leggermente, ma riesce più facilmente ad attraversare altro tessuto e ossa senza danneggiarsi in maniera evidente, o meglio, l'unico danno che potrebbe subire è quello di schiacciarsi per il lungo, perdendo un pochino del piombo al suo interno, che è esattamente quello che è accaduto al reperto 399. E i grammi di piombo mancanti dal reperto oggi al National Archives? Quando i medici operarono il polso di Connelly, trovarono alcuni frammenti di piombo, tuttora conservati negli archivi. Una speciale analisi che consente di determinare con precisione le tracce di elementi presenti su un campione, nota come analisi per attivazione neutronica, condotta nel 1978 dal fisico Vincent Ginn, per conto del House Select Committee, concluse che quei frammenti trovati nel polso di Connelly provenivano esattamente dal reperto 399, dopo che era stato leggermente schiacciato nell'impatto, provocando la fuoriuscita del piombo. Luke Hagg ci fa vedere che cosa succede se un proiettile colpisce una superficie di lato, servendosi di una lattina piena di gelatina. If I put forces on this way and keep it straight, it's strong. If I put force on it like this, now it's going sideways, some of the lead gets squeezed out. Because now the bullet's sideways when it hits hard bone, some of this breaks off. È un risultato importante quello presentato da Ginn, poiché dimostra, al di là di ogni dubbio, che la storia del proiettile lasciato da qualcuno sulla barella del Parkland Memorial Hospital perché fosse ritrovato, in modo da incastrare Oswald, è semplicemente una bufala, poiché i frammenti di quel proiettile si trovano proprio nel polso di Connelly. E a questo punto non è più possibile negare il fatto che proprio quel proiettile, quello lì della barella e nessun altro, ha attraversato il corpo del governatore Connelly, lasciandone una prova nel suo polso. Del resto, nessuno coinvolto in un ipotetico complotto avrebbe potuto preventivamente sapere in che stato avrebbe dovuto essere il proiettile da lasciare sulla barella. Che un proiettile che attraversa due corpi umani, in quelle condizioni, esca quasi intatto, è qualcosa che è stato ripetuto sperimentalmente ormai tante volte. Tra le altre per uno speciale televisivo di Discovery Channel intitolato Unsolved History, JFK Beyond the Magic Bullet. Is it possible that a bullet could really be in such good condition after passing through two bodies? To get a feel for the power of this rifle and this bullet, we fired it into a solid pine log. This is a phenomenally stable military type round. And if this projectile can go through 1 meter of wood, I would say without a shadow of doubt, I could probably line maybe 5, 6, 7 people up in a row, theoretically, of course, and put that bullet straight through the lot of them. Stand by! The bullet should be in there. So here we are, and we're in fact at 110.9. centimeters of penetration in the wood, and as we look at that, that projectile is looking pristine. Let's see if I can just hoik that little piece of wood out. Okay, there we are. We didn't even touch it. There it is. Now to see what kind of damage the bullet suffered. This is absolutely remarkable. I would not have predicted this. About 1.03 meters, 103 centimeters of penetration, and that looks magnificent. The only markings on this projectile are from the engraving, from the rifling, and in fact we see a slight extrusion of the core out of the base. In fact, just like good old exhibit 399. Amazing.
Tutto quello che abbiamo visto finora non sembra smentire l'idea che un singolo proiettile possa attraversare due corpi umani, provocare quel tipo di ferite e poi uscirne quasi intatto, seppure leggermente schiacciato. Anzi, la replica sperimentale, nelle stesse condizioni, non fa altro che confermare una volta dopo l'altra che tutto ciò non solo è possibile, ma è anche molto probabile. Lo ripeto, una volta esaminati i fatti, corrette le imprecisioni, eliminate le informazioni fuorvianti e messe alla prova in maniera sperimentale le condizioni risultanti, l'idea che un solo proiettile possa aver attraversato il corpo di Kennedy e Connally, provocando le 7 ferite riscontrate sui loro corpi e sia uscito quasi intatto, non ha niente di magico, è assolutamente possibile. Quindi, questo è già un grande passo avanti, perché ci permette di definire il tentativo con cui si è cercato di screditare l'ipotesi del proiettile singolo, chiamandolo appunto proiettile magico, nel migliore dei casi come una prova di grande superficialità da parte di certi sedicenti investigatori. Ma nel peggiore dei casi è uno scaltro tentativo di offuscare la realtà per portare avanti la propria ipotesi preferita, vale a dire quella dei due tiratori e dunque del complotto. Ma il governo dice di poterlo dimostrare con un po' di fisica in un laboratorio nucleare. Certo che può. La fisica può dimostrare che un elefante può stare appeso in cima a un burrone con la coda legata ad una margheritina. Detto questo, il fatto che quel tiro fosse perfettamente possibile, secondo le leggi della fisica e soprattutto come la balistica ci ha dimostrato, non è ancora una prova definitiva che quel 22 novembre 1963 a Dallas sia andata esattamente così. Perché? Perché osservando il video di Zapruder c'è un altro particolare che spesso viene messo in evidenza da chi non è convinto da questa spiegazione. Kennedy e Connally sembrano reagire in due momenti leggermente diversi, cosa che secondo alcuni non sarebbe dovuta accadere se un solo proiettile li avesse colpiti entrambi nello stesso istante. Inoltre, come mai il governatore Connally ricordava di essere stato colpito dopo che il presidente era stato centrato? Come stanno davvero le cose? È necessario guardare molto da vicino ciò che è accaduto se vogliamo farci un'idea più precisa. Iniziamo dal primo punto che occorre stabilire, vale a dire quando esattamente è stato sparato il secondo proiettile. Per capirlo è necessario analizzare ancora una volta il miglior documento dell'assassinio a nostra disposizione, vale a dire il filmato ripreso da Abraham Zapruder su pellicola 8 mm con la sua cinepresa Bell & Howell Zoomatic Director Series. Ebbene, come già abbiamo potuto accertare nell'episodio precedente, il primo proiettile sparato da Oswald, quello che manca al bersaglio e probabilmente si disintegra nel selciato, è stato esploso in corrispondenza del fotogramma 160. Il terzo e ultimo sparo, quello che fa esplodere la testa del presidente, è tragicamente facile da individuare e corrisponde al fotogramma 313. Osservando il film nella versione divenuta pubblica e diffusa per decenni tra gli studiosi, vediamo che quando l'auto presidenziale riemerge dal cartello stradale in corrispondenza del fotogramma 224, il braccio destro del presidente Kennedy sembra sollevarsi in risposta a una ferita d'arma da fuoco. Il governatore Connally non sembra reagire finché non apre la bocca al fotogramma 235. La differenza di quei 10 fotogrammi corrisponde circa mezzo secondo tra le reazioni dei due uomini. Secondo altre ricostruzioni, Kennedy sarebbe stato colpito molto prima, mentre era ancora nascosto dal cartello al fotogramma 190, e la prima reazione visibile di Connally andrebbe collocata al fotogramma 226, portando così l'intervallo di tempo a circa 2 secondi tra le reazioni dei due uomini. Secondo alcuni, mezzo secondo, addirittura 2 secondi, prima di mostrare una reazione dopo essere stati colpiti da un proiettile sarebbe un intervallo di tempo troppo lungo. Di conseguenza, poiché Oswald non avrebbe potuto ricaricare il fucile e sparare un altro colpo in mezzo secondo, devono esserci stati due proiettili, uno che ha colpito Connally e l'altro Kennedy. Ma è davvero così? I medici patologi interpellati da chi condusse le indagini confermarono che non è raro che una persona colpita da un proiettile
possa reagire in ritardo o addirittura non accorgersi nemmeno di essere stata colpita, se non dopo qualche tempo. Lo stesso Connelly dichiarò di avere scoperto che era stato colpito al polso e alla coscia solo il giorno dopo in ospedale. Ciò nonostante la discussione sull'intervallo di tempo tra le reazioni di Kennedy e Connelly e su ciò che può significare in termini di assassino solitario o di cospirazione, è andata avanti almeno fino al 1992. Quell'anno, in vista del 30° anniversario dell'assassinio, fu finalmente diffusa una versione del film di Zapruder digitalizzata e ad alta definizione. A questo punto, osservando gli ingrandimenti di qualità superiore rispetto alla precedente, è possibile vedere meglio che cosa succede. Quando il presidente scompare dietro il cartello, intorno al fotogramma 200 per esempio, sta salutando la folla con la mano destra, proprio come ha fatto per tutto il viaggio dall'aeroporto. Alza la mano, saluta e poi la poggia nuovamente sullo sportello. La alza di nuovo, saluta e così via. Quando l'auto e il corpo finiscono per essere nascoste alla nostra vista dal cartello stradale, vediamo per un istante ancora la parte superiore della mano destra del presidente che saluta. In corrispondenza del fotogramma 222, metà dell'auto torna in vista, il governatore emerge ed è pienamente visibile. Al fotogramma 224 anche il presidente è quasi completamente tornato in piena vista e la sua mano è più bassa, come se stesse per appoggiarla nuovamente sullo sportello dopo il precedente saluto. Al fotogramma 226 Kennedy inizia ad alzare nuovamente la mano per ripetere il suo gesto, ma al fotogramma 227 succede qualcosa, i gomiti schizzano verso l'alto. Ebbene, questa è la reazione al proiettile che lo colpisce da dietro e che gli esce dalla gola. Come lo sappiamo? Vediamo. Quando la commissione Warren condusse la sua indagine, non sapeva ancora che il proiettile entrato alla base del collo aveva danneggiato la spina dorsale del presidente. I medici che condussero l'autopsia, infatti, non erano medici patologi. E qui bisogna aprire una parentesi. Come risaputo e come vedremo meglio nel prossimo episodio, la famiglia del presidente non volle che il cadavere di Kennedy, dopo il decesso, rimanesse a Dallas, dove era stato assassinato, ma pretese che fosse trasferito immediatamente a Washington. Questo significa che i medici patologi del Parkland Memorial Hospital, dove Kennedy era morto, non poterono eseguire l'autopsia. Poiché Kennedy era stato nella Marina, la famiglia decise che l'autopsia sarebbe stata condotta all'ospedale della Marina di Bethesda, una decisione presa forse come segno di rispetto per Kennedy, che però si rivelò profondamente sbagliata. Qui infatti non si trattava di eseguire una semplice autopsia, ma un'autopsia forense che richiede una cura, un'attenzione e una competenza molto particolari. E i medici a cui venne ordinato di eseguire l'autopsia non erano qualificati per condurla. Loro stessi ne erano consapevoli, ma siccome erano militari, obbedirono agli ordini. Anche se ovviamente erano in grado, soprattutto il dottor Pierre Fink, di valutare la natura delle ferite di arma da fuoco presenti sul cadavere, in particolare di accertare la ferita posteriore come foro di entrata, date le caratteristiche contusive provocate dall'ingresso del proiettile. Il motivo per cui possiamo stabilire questa traiettoria è data dal fatto che sulla cute, a livello dell'apice scapolare destro del corpo del presidente, si nota la presenza di un foro d'ingresso caratterizzato proprio dalla presenza di un orletto escoriato contuso tipico del foro d'ingresso di un proiettile. E così, per esempio, quando vedono la tracheotomia, cioè il taglio che è stato eseguito in ospedale a Dallas sulla gola del presidente per inserirgli un tubicino in modo da permettergli di respirare, e non si rendono conto che il taglio è stato eseguito direttamente sopra il foro di uscita del proiettile. Di conseguenza, quando trovano il foro di proiettile alle spalle di Kennedy, non trovando nessun proiettile all'interno del corpo, non riescono a spiegarsi dove sia finito. E non hanno nemmeno a disposizione i vestiti del presidente, che sono rimasti a Dallas, analizzati dall'FBI come elementi di prova. Eppure, in un'autopsia forense, i vestiti della vittima è fondamentale che siano esaminati dai medici. Ma qui non avviene. E così i due medici non possono sapere che tanto la giacca quanto la cravatta del presidente presentano dei fori
in corrispondenza del punto in cui il proiettile è uscito e soprattutto che le fibre della camicia e della cravatta del presidente indicano senza dubbio un'entrata posteriore e un'uscita anteriore sotto il pomo d'Adamo. Un foro di uscita che i medici di Dallas dichiararono essere piccolo proprio in virtù dei tessuti della gola di Kennedy, stretti dal colletto allacciato e dal nodo della cravatta. Dopo l'ingresso posteriore, il proiettile fu ripulito, passando attraverso i tessuti del collo e la camicia del presidente, proprio come abbiamo visto nel test degli Hug. Allo stesso modo, non si rendono conto del fatto che la spina dorsale è stata danneggiata. Questa ferita sarà scoperta solo nel 1972, 9 anni dopo, dal dottor John Latimer, che esaminerà attentamente le lastre e i raggi X e potrà verificare che il proiettile non aveva colpito direttamente la spina dorsale, ma le era passato così vicino da produrre un trauma all'altezza della sesta vertebra cervicale, la C6. Sulle lastre e i raggi X si possono anche vedere alcuni frammenti d'osso nel punto del trauma. Ebbene, quel danno apparentemente fu sufficiente a traumatizzare la spina dorsale e, spiega Latimer, una ferita all'altezza della vertebra C6 provoca una reazione istantanea, nota come posizione Thorburn, una scoperta del medico William Thorburn risalente alla seconda metà dell'Ottocento. Si riferisce proprio a una ferita della spina dorsale che costringe la vittima ad alzare le braccia con le mani vicine al mento e i gomiti all'infuori e a tenerle in quella posizione. È proprio quello che succede al presidente Kennedy in corrispondenza dei fotogrammi 226 e 227. Molti, soprattutto finché circolava la versione sgranata del filmato, erano convinti che Kennedy si portasse le mani alla gola dopo essere stato colpito, ma la posizione Thorburn è un riflesso neurologico, è automatico. E osservando il filmato nella versione a maggiore definizione si può vedere che Kennedy non tocca mai la gola. Che non ci siano dubbi sul fatto che quella che assume il presidente è probabilmente la posizione Thorburn, lo si capisce osservando il fatto che nei 5 secondi che trascorrono tra quella reazione e l'arrivo del terzo e ultimo proiettile, Jacqueline Kennedy cerca di abbassare il braccio al marito ma non ci riesce. Posizione Thorburn scatta circa 1 o 2 decimi di secondo dopo che la spina dorsale è stata danneggiata, il che nel nostro caso corrisponde a circa 3 fotogrammi del film di Zapruder. Ecco il modo in cui ci è possibile collocare in maniera sicura il momento in cui il proiettile viene sparato da Oswald, vale a dire in corrispondenza dei fotogrammi 223 e 224 che, tra parentesi, corrisponde a circa 3.5 secondi dopo il primo sparo, avvenuto intorno al fotogramma 160, più che sufficienti per ricaricare l'arma e prendere di nuovo la mira. Vediamo ora Connelly, quando reagisce alle ferite. Ancora una volta, guardando il filmato di Zapruder a bassa definizione o anche solo a velocità normale, si può cadere in inganno. Osserviamo invece a velocità rallentata la versione migliore del film e notiamo qualcosa che prima risultava assolutamente invisibile. Guardate qui. In corrispondenza del fotogramma 224, il bavero destro della giacca di Connelly si muove rapidamente in avanti e poi torna al suo posto, esattamente in corrispondenza del punto in cui compare un foro di proiettile sia nella camicia che nella giacca del governatore. È il passaggio del proiettile a far scattare il risvolto. Questo movimento della giacca, insieme allo scatto della posizione Thorburn del presidente, rappresentano 2 elementi molto importanti per stabilire il momento esatto in cui il proiettile colpì i 2 uomini e questo momento corrisponde al fotogramma 224. È una corrispondenza, ripeto, che riguarda entrambi gli uomini nella limousine, rendendo questa un'ulteriore conferma del fatto che furono colpiti nello stesso momento. Connelly poi cambia espressione e si irrigidisce in corrispondenza del fotogramma 226, ulteriore conferma il fatto che era stato appena colpito, a cui segue uno scatto veloce della mano destra con cui il governatore regge il cappello. Una serie di reazioni che equivalgono in tempo reale a 1/3 di secondo. Connelly insomma reagisce più lentamente rispetto a Kennedy perché il primo ha una reazione involontaria mentre il cervello del secondo deve registrare il dolore che gli arriva dal corpo appena colpito e per questo impiega più tempo a reagire.
Attenzione, più tempo qui significa che quando Connelly reagisce al dolore aprendo la bocca è passato circa mezzo secondo rispetto alla reazione automatica di Kennedy. Spesso la testimonianza del governatore Connelly è presentata da alcuni come prova del complotto, visto che il governatore dice così. Do you believe, Governor Connelly, that the first bullet could have missed, the second one hit both of you, and the third one hit President Kennedy? That's possible. That's possible. Now, the best witness I know doesn't believe that. Who is the best witness you know? Nellie was there. And she saw it. She believes the first bullet hit him because she saw him after he was hit. She thinks the second bullet hit me and the third bullet hit him. The first sound, the first shot, I heard and turned and looked right into the president's face. He was clutching his throat and just slumped down. He just had a look of nothingness on his face. He didn't say anything, but that was the first shot. The second shot that hit John, well, of course I could see him covered with blood and his reaction to a second shot. È vero che Connelly sentì il primo sparo, quello che Oswald sparò in corrispondenza del fotogramma 160, ma era quello che mancò il bersaglio, non colpì nessuno, e dalla sua posizione Connelly non poteva vedere Kennedy, come del resto lui stesso ammette. Se avesse continuato a voltarsi all'indietro dopo il primo sparo, come aveva iniziato a fare, avrebbe visto il presidente salutare la folla. A convincerlo erroneamente che Kennedy fosse stato colpito con il primo proiettile era stata la dichiarazione di sua moglie Nellie, che alla commissione Warren aveva detto che sentendo il primo sparo si era voltata e aveva visto il presidente con le mani alla gola. Poi il marito aveva detto «Oh no, no, no!» e il secondo sparo aveva colpito lui. Ma era un falso ricordo. Il governatore ricordava bene nella sua testimonianza di aver detto «Oh no, no, no!» nel momento esatto in cui fu colpito, aggiungendo «Dio mio, ci uccideranno tutti!». Inoltre, osservando il filmato di Zapruder, vediamo che Nellie Connelly si volta per la prima volta in corrispondenza dei fotogrammi 227-228, cioè un secondo dopo che è stato sparato il secondo proiettile. Lo stesso governatore Connelly, che per tutta la vita aveva ripetuto che Kennedy era stato colpito dal primo proiettile senza che ci fossero prove se non il suo falso ricordo, quello che si era creato nella sua mente, una volta che vide i risultati delle nuove analisi sul filmato ad alta definizione, come spiega Gerald Posner nel suo libro Case Closed, si dimostrò pronto ad accoglierli. Se è così, disse, tutto mi sembra molto coerente. Il primo proiettile ci avrebbe mancati entrambi. Il terzo proiettile sicuramente ha colpito solo lui. Sulla base dell'angolazione, il secondo proiettile che passò attraverso il suo collo potrebbe essere entrato nella mia schiena. Il secondo proiettile potrebbe averci colpiti entrambi. Beyond any question, and I'll never change my opinion, the first bullet did not hit me. The second bullet did hit me. The third bullet did not hit me. Now, so far as I'm concerned, all I can say with any finality is that if there is, if the single bullet theory is correct, then it had to be the second bullet that hit President Kennedy and me. L'impatto del proiettile sulla schiena di Connelly produsse, come lui stesso ipotizzò, una momentanea perdita dell'udito da shock per alcuni decimi di secondo. Poiché i proiettili sparati giungono sul bersaglio prima che si oda il rumore dello sparo, Connelly non udì il suono del secondo sparo che già lo aveva raggiunto. A questo punto, un altro importante elemento del puzzle si incastra perfettamente al suo posto. Non solo. Come abbiamo visto, un solo proiettile poteva attraversare entrambi i corpi di Kennedy e Connelly e produrre tutte le ferite riscontrate, ma l'evidenza cinematografica ci ha confermato che un solo proiettile colpisce entrambi nello stesso momento, quando in Kennedy scatta la posizione Thorburn e il risvolto della giacca di Connelly scatta in avanti. È chiaro che ora diventa molto difficile continuare a sostenere che tutto questo sarebbe impossibile o addirittura magico. Eppure ci sono ancora alcuni elementi che meritano di essere considerati.
In particolare, sostiene chi ancora dubita di questa ricostruzione, c'è il fatto che il presidente fu in realtà colpito non alla base del collo, ma molto più in basso, come sembra dimostrare il foro nella sua giacca. Come avrebbe potuto un proiettile sparato dall'alto ed entrato nella schiena risalire e poi uscire dalla gola? Indipendentemente da tutto quello che abbiamo visto finora, i dubbi sul punto esatto in cui Kennedy fu colpito, con tutto ciò che ne consegue, nascono osservando gli appunti presi durante l'autopsia. Appunti secondo i quali Kennedy fu colpito alla schiena, molto sotto il collo. Ma se fu colpito così in basso e poi il proiettile uscì più in alto dalla gola, ecco che torna nuovamente il discorso sulla impossibilità di un proiettile che sparato dall'alto scende e poi sale e poi ridiscende di nuovo per colpire Connelly. Quello che però dobbiamo chiederci è se questa lettura dei documenti dell'autopsia sia corretta. Il dottor James Thornton Boswell, cioè uno dei tre medici militari dell'ospedale di Bethesda che eseguirono l'autopsia e colui che compilò materialmente i documenti, spiegò che in realtà il foro si trovava più in alto. La fretta con cui furono costretti a lavorare probabilmente giocò un ruolo importante e ci permette di spiegare alcune imprecisioni come questa. Robert Kennedy e Jacqueline erano nel corridoio dell'ospedale in attesa che l'autopsia finisse in fretta, in modo da poter riportare via il corpo del presidente e iniziare così le preparazioni necessarie per la cerimonia funebre. Non certo una situazione ideale in cui lavorare quando un'autopsia del genere avrebbe richiesto 2 o 3 giorni di lavoro. Tuttavia, a conferma del fatto che il foro era davvero più in alto, esistono le fotografie dell'autopsia che mostrano una posizione posteriore ben più alta rispetto al disegno. Naturalmente chi insiste a parlare di proiettile magico non accetta la testimonianza del dottor Boswell e difficilmente avrebbe potuto esserci qualcun altro che meglio di lui avrebbe potuto spiegare le motivazioni dei propri appunti e rifiuta persino le prove fotografiche. E allora, come si potrebbe dirimere la discussione? C'è un reperto storico che forse può aiutarci ed è la camicia insanguinata del presidente. Ricordiamo che i medici che eseguirono l'autopsia non ebbero a disposizione gli indumenti della vittima. Oggi però è possibile condurre un interessante esperimento che può aiutarci a capire meglio le cose. Per lo speciale Beyond the Magic Bullet è stata trovata una persona che nell'altezza e nel peso corrispondeva al presidente Kennedy, 1,85 m d'altezza per 78 kg. Ora, il foro sulla camicia si trova circa 10 cm sotto il colletto. Su un'altra camicia si individua così lo stesso punto e si posiziona un bottone metallico adesivo che servirà poi come punto di riferimento più tardi quando sarà fatta una lastra ai raggi X. La lastra sembra confermare i sospetti di chi sostiene che il colpo sarebbe entrato nel corpo di Kennedy molto più in basso, poiché il bottone metallico, corrispondente al foro sulla camicia, è localizzato in corrispondenza della seconda e terza vertebra toracica. C'è però un problema in questo risultato. Kennedy non era in piedi, ma seduto nella limousine e salutava la folla. Così il soggetto viene fatto sedere e il suo braccio appoggiato su un supporto che simula l'altezza dello sportello a cui Kennedy era costantemente appoggiato durante il tragitto dall'aeroporto al centro di Dallas. Una nuova lastra scattata in questa posizione mostra un cambiamento radicale del punto in cui si trova il bottone metallico, corrispondente, lo ricordiamo, al foro del proiettile sulla camicia di Kennedy. A causa della posizione seduta e del braccio tenuto più in alto, il foro del proiettile si trova ora in corrispondenza della base del collo, cioè il punto esatto in cui l'House Select Committee ha localizzato il foro di entrata. Esistono numerose fotografie che mostrano come la giacca del presidente si fosse sollevata proprio a causa di questo continuo movimento del braccio. Ed ecco così spiegata l'incongruenza tra il foro nella camicia, posizionato più in basso, e il foro d'entrata del proiettile situato nel collo di Kennedy. C'è ancora un test da compiere però.
Se proviamo ad allineare il foro posteriore d'ingresso con il foro di uscita nella gola, si troveranno in una posizione compatibile con uno sparo proveniente dal sesto piano del deposito di libri? Ecco allora che due bottoni metallici vengono posizionati, uno come prima sul retro della camicia, un altro nel punto in cui il foro si trova sulla giacca e poi un terzo sul collo del volontario. E la nuova lastra sarà scattata questa volta di profilo. Unendo i tre punti si ottiene una linea compatibile con quella ipotizzata nella ricostruzione delle diverse inchieste che hanno indagato sul caso. Un'ulteriore conferma del fatto che la traiettoria del proiettile non era dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso. La traiettoria del proiettile si ricostruisce facilmente anche in base ai reperti autoptici, quindi all'esame interno del corpo, laddove noi vediamo che effettivamente tra il foro d'ingresso e il foro d'uscita ci sono tutta una serie di lesioni che collegano i due punti. Un altro tassello del puzzle che a questo punto sembra rendere quella del singolo proiettile non più una possibilità, ma praticamente una certezza. Tuttavia non è ancora finita. È possibile, a questo punto ci chiediamo, mettere tutte queste scoperte, queste simulazioni e questi esperimenti in fila e tentare una riproduzione autentica e completa del secondo sparo per vedere quale sarà il risultato? Poiché nessuno intende tentare una replica del secondo sparo utilizzando autentici corpi umani, ovviamente, com'è possibile realizzare una ricostruzione realistica di quel colpo in modo da vedere quali saranno gli effetti reali? Tra coloro che si sono impegnati per provarci ci sono gli esperti forensi coinvolti da Discovery Channel nel 2004 per lo speciale Beyond Magic Bullet. In Australia, ad Adelaide, esiste un'azienda specializzata in produzioni molto particolari. Il nome dice tutto. Anatomical Surrogates Technology, vale a dire tecnologia per surrogati anatomici. Ed è esattamente quello che fanno, cioè repliche precise fatte a mano di qualunque parte di un corpo umano. L'obiettivo è quello di utilizzare questi surrogati per studiare gli effetti devastanti che hanno le mine antiuomo sul corpo umano. Discovery Channel ha incaricato questa azienda di produrre due repliche realistiche del torso di Kennedy e di Connelly che serviranno per una cosa sola, cioè vedere gli effetti di un proiettile che attraverserà entrambi. Il primo obiettivo, dunque, è quello di trovare due persone che abbiano caratteristiche fisiche molto simili a quelle del presidente e del governatore. Una volta trovate, occorre fare assumere loro la stessa posizione che i due avevano in corrispondenza dei fotogrammi 124 e 225. A questo punto dai loro corpi si ricava un calco in gesso che servirà per ottenere un guscio che poi sarà riempito di vetroresina. Ora, si tratta di ottenere la superficie esterna dei corpi con una sostanza che simula il tessuto connettivo e la pelle. Sulla base del risultato si calcolano le dimensioni interne della struttura scheletrica. Ora si tratta di realizzare repliche proporzionate delle diverse ossa, lo sterno e la gabbia toracica in particolare. The resins we've used to build the ribs and the intercostal cartilage behave in a very similar fashion to real ribs. Il passo successivo è quello di ricoprire la parte esterna con un materiale che riproduce la pelle umana e all'interno, a contatto con questa pelle, si distribuisce un gel che riproduce la consistenza della muscolatura. E poi all'interno della gabbia si posizionano surrogati degli organi interni. A questo punto, quando il gel si è asciugato e solidificato, la gabbia toracica viene infilata nella replica del torso e si attende che tutto sia pronto, lasciando riposare ogni cosa per 10 ore a una temperatura di 4 gradi centigradi. Alexander Kristich, un esperto balistico e tiratore professionista, utilizzerà un fucile Mannlicher Carcano e proiettili identici a quelli usati da Oswald. 20 rounds of the original Western Cartridge Company ammunition, batch number and lot number as used by Oswald in the assassination. This is the 6.5mm by 52 Carcano ammunition. Nel frattempo occorre preparare il luogo in cui avverrà la ricostruzione.
Non potendo naturalmente farlo in Dealey Plaza a Dallas, si sceglie un campo di tiro in Australia e si decide di ricreare lo stesso tipo di distanza e di angolazione utilizzando una gru e sistemando una cabina a un'altezza di 60 piedi, circa 18 metri, la stessa a cui si trova il sesto piano del deposito di libri a Dallas, da cui Oswald sparò i suoi proiettili. Il lato più lungo di questo triangolo, che corrisponde al percorso fatto dal secondo proiettile, misura 180 piedi, equivalente a circa 55 metri. I due torsi ora devono essere posizionati per mezzo di una piattaforma nella stessa esatta posizione che avevano Connally e Kennedy nell'auto presidenziale. Alla stessa distanza dal tiratore, altezza dal suolo, distanza e posizione uno dall'altro. Inoltre, poiché Elm Street, la strada su cui si muoveva la limousine presidenziale, era inclinata di 3 gradi, anche la piattaforma è stata inclinata di 3 gradi. Ma non è così semplice come sembra ricreare la stessa identica situazione non potendo farlo nei luoghi originali. Quando per esempio durante una prova preliminare inizia ad alzarsi il vento, si capisce che non sarà facile per Christich tenere stabile la mira. E visto che sono stati realizzati solo 2 torsi, non ci sarà una seconda occasione. Quando finalmente le condizioni sono ideali, si inizia la prova. The ground team makes last-minute measurements and places a target on the JFK torso, indicating the precise location of the back wound identified in the autopsy. Go nuts with that gaff tape. Measurements are always triple-checked. Okay. We're ready to go. Alex climbs 60 feet up to the exact height of Oswald's 6th-floor sniper's nest. In on the skin. Once these torsos are unwrapped, Alex has only 2 minutes to make the shot. All right, take the plastic off now. They're just clearing the cellophane. I'm going to give Peter 2 minutes. Per la replica, Christich si servirà di un mirino moderno, diverso da quello di Oswald, ma l'obiettivo qui del tiratore non è tanto quello di verificare se con il fucile e l'ottica originale di Oswald sarebbe stato possibile centrare 2 persone a 55 metri di distanza. Quella è una prova che già è stata fatta ed è stato confermato che è possibile, come abbiamo visto nei precedenti episodi. Qui il compito è un altro, non solo centrare 2 corpi con un solo proiettile, ma farlo esattamente nel punto in cui arrivò quello di Oswald, per vedere che tipo di ferite può provocare. Ecco perché è cruciale il mirino moderno. Ma ora, ecco che il momento giusto è arrivato. Alla fine la ricostruzione è considerata un successo, un proiettile come quello di Oswald, sparato con un fucile carcano da un'altezza e da una distanza identiche a quelle del 6° piano del deposito dei libri in Dealey Plaza, colpisce il surrogato del corpo del presidente Kennedy nella parte alta della schiena, esce dal collo, prosegue la sua rotta e colpisce nella schiena il governatore Connally, producendo una ferita allungata proprio come quella vera, esce dal petto, attraversa la barriera che riproduce il polso e finisce per colpire la superficie che rappresenterebbe la coscia. L'unica differenza qui è che il proiettile della ricostruzione colpisce 2 surrogati di vertebre, cosa che invece non è avvenuta nel passaggio del corpo di Kennedy. D'altra parte sarebbe stato impossibile riuscire a riprodurre una gabbia toracica identica e a posizionarla esattamente come si trovava quel giorno.
e in balistica ogni colpo è una storia a sé stante, è impossibile ricostruire al 100% le stesse identiche circostanze del delitto e gli stessi identici risultati. Di conseguenza, dopo l'urto, il proiettile perde un po' di velocità e non finisce per conficcarsi nel tessuto che rappresentava la coscia del governatore Connelly. Inoltre ne esce un po' più deformato rispetto al proiettile di Oswald. A bullet normally flies true and straight. When this bullet emerged from Kennedy or any ballistic medium such as you saw a moment ago, it's now yawing and tumbling. And the entry wound in Connelly is very important because it's the consequence of a yawed bullet. So it had to be a destabilized bullet from somewhere. So you do believe, Mike, that it was just one bullet? As far as the neck wound to the president and then the wounds to Governor Connelly, absolutely. There. Yeah, you guys were able to recreate it within an eighth of an inch, which I thought was astounding. But you said something very interesting, quoting Sherlock Holmes. You rule out the impossible, and that which remains, no matter how seemingly improbable, is the truth. Elaborate on that, Luca. Well, it's the basis of what's called the scientific method. If you're a scientist, a forensic scientist, you try to rule out hypotheses, not go into it with an idea, I want to prove something. So you were ruling out what in this case, as it applies to this case? The usual, the most common conspiracy hypothesis, shots from the grassy knoll, mm-hmm. two shooters. If a thoughtful person is willing to look at the physical evidence, that's step one, and understand what that evidence is and what it's telling us, then you'll come to the correct conclusion. Physical evidence always supports the truth of the matter. Mm-hmm. Why is there so much skepticism? Or is the skepticism among few but loud? Yeah. Shall I take it? Go for it. Yeah, take it, Dad. I really think yeah. it's in our nature. We want to think there's more to it than just a loner, loser, deranged Marxist who hated his country and took an opportunity. There's got to be more to it than that. Bugliosi has a wonderful statement. A peasant cannot strike down the king. Think about it. Nobody did. Mm-hmm. And change the world, change Absolutely. The course of history. Mm-hmm. Well, thank you. Tutto quello che abbiamo visto oggi dunque ci conferma una volta di più che il lavoro condotto sia dalla commissione Warren del 1964 che dal House Select Committee 15 anni dopo nel 1978 era credibile. Entrambe le commissioni infatti erano giunte alla conclusione che tutte e sette le ferite presenti sui corpi del presidente Kennedy e del governatore Connelly erano state provocate da un solo proiettile sparato da Lee Harvey Oswald dal sesto piano del deposito di libri di Dallas con un fucile Mannlicher Carcano. Chi per tutti questi anni ha parlato di un proiettile magico, sostenendo che nessun proiettile al mondo in quelle circostanze si sarebbe comportato in quel modo, è stato ormai definitivamente smentito. La ricostruzione che abbiamo visto oggi è l'unica che permette di spiegare tutti i fatti senza bisogno di immaginare ipotesi aggiuntive e inutili, come richiede quello strumento fondamentale di ogni indagine razionale, vale a dire il rasoio di Occam. Un approccio secondo il quale, di fronte a diverse spiegazioni alternative per uno stesso fatto, conviene sempre scegliere la più semplice, eliminando tutte quelle ipotesi che non sono strettamente necessarie. La storia si ricostruisce così, sulla base delle evidenze, dei fatti e delle sperimentazioni, quando la scienza lo consente, e non inseguendo suggestioni o fantasie spericolate per quanto accattivanti. Non si potrà magari avere la certezza assoluta, è chiaro, ma con l'aiuto della scienza si può raggiungere una probabilità molto alta su come possono essere andate le cose. E proprio come ha detto chiaramente Sherlock Holmes, quello straordinario personaggio della fantasia, ottima metafora però del modo di ragionare di ogni scienziato, una volta che l'indagine forense ci permette di escludere l'impossibile, quello che resta, per quanto improbabile, non può che essere la verità. E così siamo giunti alla conclusione di questo settimo episodio del caso Kennedy, il secondo dedicato ai tre proiettili sparati da Lee Harvey Oswald il 22 novembre 1963 in Dealey Plaza. Verificando i fatti e soprattutto risalendo alla documentazione, alle indagini e affidandoci agli studi e agli esperimenti di balistica degli esperti, è stato possibile capire meglio come andarono le cose. Come sempre, nella descrizione che trovate sotto questo video trovate i link alle ricerche, ai rapporti, alle testimonianze e agli esperimenti che ho citato, studiando i quali, se lo desiderate, potrete ulteriormente approfondire e verificare ciascuna
delle affermazioni contenute in questo video. Tuttavia, dopo aver chiarito quale potrebbe essere la spiegazione più realistica per la sorte del primo proiettile sparato da Oswald e quale fu esattamente il percorso e l'esito del secondo proiettile, restano ancora da affrontare i misteri relativi al terzo e ultimo sparo, quello che colpisce Kennedy alla testa. Davvero un proiettile sparato dall'alto e da dietro può provocare un movimento della testa nel presidente all'indietro, come se a colpirlo fosse stato un proiettile sparato dal davanti? E quanto è probabile che solo questo proiettile sia stato sparato non da Oswald, ma da un secondo cecchino nascosto magari in cima alla collinetta erbosa? A questi e molti altri interrogativi tenteremo di dare risposta con il prossimo episodio e ancora una volta, come sempre, lo faremo distinguendo chiaramente i fatti dalle fantasie. Arrivederci.